Infine il terzo esempio di motore termico, stessi valori di prima, ma l'isoterma va a sostituire questa trasformazione obliqua. E già a occhio vediamo che questo lavoro sarà minore perché si vede che l'isoterma è curva, non rettilinea, e quindi l'area racchiusa all'interno del loop è un po' meno dell'area racchiusa in questo triangolo. Adesso andiamo a fare il calcolo e avremo la conferma di questo. Quindi per calcolare il lavoro ciclico dobbiamo sommare i lavori delle tre trasformazioni ACCD e DA. Già il lavoro compiuto dal gas in CD è zero, ovviamente, no, in DA è zero, ovviamente perché si tratta di un'isocora, il pistone non si sblocca dalla posizione 2 litri, quindi il lavoro DA è zero. Rimane quindi LAC e LCD. LAC lo calcoliamo con la formula del lavoro di una isoterma, cioè PV oppure NRT per il logaritmo del rapporto dei volumi. E volume finale, stiamo parlando di AC l'isoterma, quindi il rapporto dei volumi è 6 mezzi, quindi è 6 a 2, il rapporto è 3, logaritmo di 3. Ma anziché utilizzare NRT, in quanto non abbiamo le moli nella temperatura, conviene utilizzare il prodotto PV, PV uguale NRT. Questo prodotto PV infatti si può verificare che rimane costante sia in A che in C e in tutti i tratti, i punti intermedi, e infatti in A il prodotto PV è 3 per 2, 6 atmosfere litro, ma anche in C è un 6 per 1, 6 atmosfere litro, quindi effettivamente questa è veramente un'isoterma. E allora per calcolare il lavoro sotto a questa isoterma viola, il lavoro sarebbe quest'area racchiusa sotto all'isoterma, dobbiamo utilizzare la formula PV logaritmo di 3. PV abbiamo detto che è un 3 per 2 è 6, quindi 6 logaritmo di 3, 6 atmosfere litro, logaritmo di 3, e poi dobbiamo però togliere il lavoro sotto a CD, che è un lavoro negativo in quanto resistente. Si calcola con semplicemente l'area del rettangolo, infatti è una isobara, perciò l'area di questo rettangolo qua sotto è un 4 per 1, è un meno 4 atmosfera litro. Quindi riassumendo, il lavoro ciclico è la somma dei tre lavori, ma LDA è 0 e lo togliamo subito. Il lavoro sotto all'isoterma, l'area sotto all'isoterma è 6 atmosfere litro per il logaritmo di 3, e invece il lavoro di segno negativo, l'area sotto alla isobara CD è 4 atmosfere litro. Il risultato è circa 2,6 atmosfere litro e vediamo che effettivamente è minore del lavoro che era racchiuso dentro questo triangolo, che era 4 atmosfere litro. Adesso abbiamo ottenuto 2,6 circa atmosfere litro, a conferma che questo ciclo fa un lavoro minore del precedente.